Leghi la violenza contro le persone all'alimentazione. Ci spieghi questo legame? Sì, è una serie di passaggi. Il riferimento iniziale alla vicenda che ho vissuto alla scuola Diaz è legato al fatto che io stesso, nella mia prima intervista all'uscita dalla scuola qualche giorno dopo, per spiegare a un mio collega giornalista cos'era successo dentro a quella scuola, dissi: hai presente una tonnara? Quindi accostai la vicenda vissuta da me e da altre 92 persone in balia di poliziotti che abusavano di noi in quel momento, alla condizione che vivono costantemente molti animali. La mia convinzione attuale è che parlare di diritti umani è troppo poco, non è sufficiente, non ci serve ad arrivare a una vera liberazione. Dobbiamo parlare più propriamente di diritti del vivente. La scelta alimentare è anche una scelta politica? Sicuramente lo è, come ci insegna il consumo critico. Ogni scelta che va contro questa linea che ci viene un po' imposta dal sistema pubblicitario, dal sistema ideologico che accompagna il consumismo, è una scelta politica in quanto va in dissidenza rispetto a questo sistema. Quanto pesano anche i pregiudizi degli altri? Beh, pesano molto, perché noi viviamo comunque in un sistema culturale di comunicazione dal quale credo che nessuno di noi è in grado di ritenersi immune. Io stesso, lo dico tranquillamente anche nel libro, sono vegetariano da più di 25 anni e poi un paio di anni fa sono diventato vegano. Ecco, io, pur essendo vegetariano da così tanto tempo, avevo pregiudizi sulla scelta vegan. Mi sembrava troppo, mi sembrava eccessivo, mi sembrava una cosa così, un voler andare anche oltre quello che il buon senso indicherebbe. In realtà, quando da un lato ti trovi a fare questa scelta, ti accorgi che non è così, che anzi è la scelta più naturale, quando il presupposto anche della tua scelta vegetariana è quella di rispettare gli animali. Quindi l'unico modo per rispettare veramente gli animali sul piano alimentare è non mangiare niente che provenga dal loro sfruttamento. Ringraziamo Lorenzo Guadagnucci. Grazie, grazie a voi.